Chi vive in un castello, Scoop? Oh, i re e le regine e i principi e le principesse. Sì, e al giorno d'oggi anche le famiglie moderne. Quindi i costruttori spesso restaurano vecchi castelli dotandoli di elettricità, acqua corrente e riscaldamento. Oh, è un sacco di lavoro, Bob. Io preferisco costruire questo tipo di castelli. È fantastico, Scoop. Meglio Re Scoop. Grazie, Bob. Perdonatemi, Vostra Maestà. Cosa ottieni quando incroci una casa con una barca? Una famiglia con il mal di mare? No, Scoop, una casa galleggiante. Bello! Significa che le persone possono vivere su una barca? Sì, le case galleggianti sono costruite con le camere da letto, i bagni, i soggiorni e le cucine, come una casa normale. Tutti i mobili devono essere fissati al pavimento affinché non si muovano in acque agitate e c'è spazio per un'intera famiglia all'interno. Oh, bello! Così un pirata non sentirebbe mai la mancanza della mamma. Questa è una casa verde, Scoop. Ma non è vero, Bob, è rossa. Una casa verde è una casa che non danneggia l'ambiente e spesso prende l'energia dalla natura. In alcune case verdi, i raggi del sole colpiscono i pannelli solari sul tetto o il vento fa girare una turbina eolica e il tutto si trasforma in elettricità per la casa. Intorno vengono piantati degli alberi per ombreggiarla e mantenerla fresca. È la perfetta casa verde. Bella, incredibile, Bob! Ma dovresti farti controllare gli occhi. Quella casa non è verde. Guarda, Bob! Una barca gigantesca! Quella è la Opera House di Sydney. Si chiama così perché ci vive Sydney? No, è a Sydney, in Australia. Il tetto è stato disegnato per assomigliare alle vele di una barca. E lì vengono rappresentati tutti i tipi di arte, dal canto alla danza e perfino l'opera lirica. Bello! Io sono bravissimo nell'opera! È splendido! Credo che possano sentirti fino in Australia, Scoop!